Benvenuti Benvenuti nel nel nostro nostro cosmo. cosmo. Allora, andiamo subito che questa mattina abbiamo Siamo tante spumeggianti. bellissime cose spumeggianti. Quindi Federica ci guiderà in questa stupenda lezione yoga e il tema che abbiamo scelto è la focalizzazione degli obiettivi, giusto? Focalizzati negli obiettivi. E continuiamo a lasciarci accompagnare in questa lezione yoga dall'olio essenziale della menta pipirita, che è perfetto quando stiamo affrontando un viaggio, sia che sia un viaggio che necessita concentrazione, come la focalizzazione degli obiettivi. E sia che sia un viaggio di spostamento proprio fisico, in questo momento che stanno finendo le vacanze e tanti sono in viaggio, andiamo a vedere come mai l'olio essenziale della menta piperita può essere molto utile. Se lo utilizziamo per diffusione oppure inalandolo, come abbiamo spiegato tante volte, mettendo due gocce sul palmo della mano, strofiniamo e annusiamo, inaliamo dal naso, lui va ad agire come stimolante del sistema nervoso centrale. Quindi è molto riattivante, mantiene l'attenzione viva, l'attenzione alta. E questa può essere una cosa molto utile quando siamo in viaggio, perché allevia quella sensazione di stanchezza che si può avvertire, soprattutto per chi viaggia in macchina durante la guida. Quindi ve lo consiglio di metterlo in diffusione proprio dentro l'autovettura, dentro la macchina. Poi ha anche un'azione importante come analgesico, quindi è un rimedio ideale in caso di cefalea o d'emicrania e in quel caso lo possiamo ad esempio applicare sulla fronte, quindi noi passiamo un olio vettore vegetale prima sulla fronte e poi dopo una o due goccine di olio essenziale di menta piperita sulla fronte oppure qui, aspetta, mi tolgo gli occhiali, sulla parte delle tempie, mi raccomando, lontano dagli occhi. Allora lì lui è un rimedio efficace contro emicranie e cefalee di tipo tensivo però, Quindi, di tipo tensivo significa che riduce il dolore e tutti quei sintomi dell'emicrania che possono essere, ad esempio, la nausea, il vomito o il fastidio, l'intolleranza al rumore, alle luci. E quindi anche in questo caso, se siamo in viaggio, per chi soffre di nausea durante un viaggio in macchina o in aereo piuttosto che in barca, anche in quel caso, utilizzare l'olio essenziale di menta piperita può essere molto, molto utile. Io stamattina indico proprio le sue proprietà principali perché se dovessi parlare Ne ha dell'olio tantissime. essenziale di menta piperita, dovremmo fare una diretta di 2 ore, forse non basterebbero solo sull'olio essenziale di menta. Ha poi un'azione balsamica decongestionante, quindi lo troviamo spesso in preparazioni balsamiche che vanno a lavorare per combattere le affezioni delle vie aeree. Quindi cosa significa? Molto utile in caso di raffreddore, di tosse, la febbre, utilissimo perché abbassa proprio la temperatura della febbre. E in quel caso lo inaliamo. Quindi mettiamo le nostre 2 goccine sul palmo della mano, strofiniamo le mani a coppa e lo inaliamo molto bene sia dalla bocca che dal naso. E quindi molto utile per decongestionare tutte le vie aeree. E in più, lui è importante perché fluidifica ed elimina il catarro. Fantastico, no? Ottimo, facciamo tutto in uno quando Facciamo si sta tutto in bene. uno e poi ultimo proprietà che ha è una proprietà carminativa, ci aiuta
un valido aiuto per una buona digestione dopo un pasto pesante. E quindi in quel caso, se avete un olio essenziale di menta piperita che abbia la certificazione per uso alimentare, allora in quel caso possiamo mettere una goccia di olio essenziale di menta piperita nel nostro bicchiere d'acqua dopo il pasto e vedrete che sarà veramente un valido aiuto per avere una buona digestione. E in più dicevamo un'azione carminativa, cosa significa? Proprio in parole molto semplici, riduce il volume dei gas intestinali, quindi per chi ad esempio ha questo problema è molto molto valido. Allora, io mi sono fatta la mia inalazione di olio essenziale di menta piperita, quindi Io dove sono l'ho messo? Eccolo qua. reattiva e ben concentrata per fare adesso la tua lezione di yoga. Quindi Bene, allora a te, Fede. mi porto in pari, quindi anche chi ha a casa l'olio essenziale e vuole praticare assieme a lui, può metterne una goccina, come ha spiegato Dani. Scaldiamo bene. E ce lo portiamo davanti al volto. Ricordiamoci di non sfregarci poi gli occhi, come ci ha detto Dani, che la mente è un po' killer per gli occhi. Bene, ci portiamo poi sul nostro tappetino. Ho pensato di cominciare con dei movimenti per lasciarci scivolare di dosso un po' di tensioni, un po' di pesi e lasciarci dunque focalizzare più facilmente. Allora, con piedi leggermente separati, ginocchia che molleggiano perché saranno loro che creeranno il movimento, braccia, collo e spalle, mi raccomando, rilassati, altrimenti facciamo l'effetto opposto, quindi andremo a creare tensioni. Faremo questi movimenti oscillatori, ok? Li accompagniamo col respiro per dare l'enfasi, quindi ad ogni movimento facciamo un pezzettino di respiro. Quando andiamo su con le braccia la prima volta, faremo un piccolo inspiro. Quando andiamo giù la seconda, un piccolo inspiro. Terza volta su, un altro piccolo inspiro e poi espireremo con la bocca e lì abbiamo l'enfasi del lasciare andare. Questi tre inspiri non sono tre inspiri completi, altrimenti non ce la faremmo, ma sono tre frazioni dello stesso inspiro. Bene, facciamolo assieme. Quindi, pronti? Leghiamo un po' le ginocchia, inspiro su, inspiro giù, inspiro su e fuori dalla bocca. Inspiro, inspiro, inspiro e fuori. Inspiro, inspiro, inspiro e giù. Continuo col mio ritmo. Se faccio fatica a usare il respiro, vado con un respiro spontaneo, do attenzione solo agli oscillamenti e sento proprio che ogni volta che scuoto le braccia, lascio andare un po' di tensioni. Un po' di pensieri. Continuo con l'oscillazione, intanto ti preparo per come fermarti. Fermerai solo le tue gambe, le braccia si fermeranno da sole, per il senso appunto della gravità che le fermerà. Quindi, qua col prossimo espiro, fermo le gambe, lascio oscillare le braccia. Sperimentiamo così l'assenza di controllo della mente. Sogno cose, piano piano si fermeranno, le osservo fermarsi proprio ad ogni millimetro, insomma. E quando siamo fermi, Tadasana, quindi piedi paralleli, bacino leggermente retroverso, scapole vicine, spalle basse, palmi delle mani in avanti. Qua ci fermiamo, prendiamo una pausa ad osservare il nostro sangue scorrere nel corpo e piano piano ritrovare una nuova sede, visto che gli abbiamo sfatto spazio, gli abbiamo tolto un po' di restrizioni, un po' di tensioni che ne cambiavano il suo flusso. Osserviamo ritrovare il suo naturale ritmo. Poi a cadere ad osservare il nostro respiro, dove in un corpo immobile continua ad esserci qualcosa in movimento, un movimento creato dalla nostra scintilla di vita che ci anima, ci regola, ci guida. La osserviamo questa scintilla nel nostro respiro.
il battito del nostro cuore. Una scintilla di vita che ci ricorda di avere un dharma, uno scopo di vita, ci ricorda di avere delle qualità che per la nostra realizzazione ci è chiesto di donarle al mondo. E quindi sentiamo il corpo essere un aiutante per ricordarci come agire nel mondo, come perseguire i nostri obiettivi. Sentiamo i piedi collegati alla terra, stabile e immobile, colei che ci ricorda che siamo immersi nella materialità, ma che la materialità, se ascoltata nel corpo, nel momento presente, ci guida passo dopo passo nella direzione del nostro Dharma. Quindi spingiamo via con i piedi la terra, rendiamo forti le gambe, si fanno forti i glutei, l'addome. Mi sento collegato alla terra, ma spingendo via la terra, sento anche la mia colonna allungarsi, collegando la mia testa al cielo, all'universo, a questa rete di eventi che sono fuori dal mio controllo e che mi guideranno sempre verso il mio obiettivo. Quindi sento la testa leggera, la sento circondata dall'aria e sento che da qua mi ricorda di avere fiducia nell'universo, fiducia nelle esperienze che mi porta, che possono sempre diventare un dono prezioso, uno strumento per conseguire il nostro Dharma. Da qua ci prepariamo per la prossima posizione, l'albero, quindi con i piedi collegati a terra, li uniamo. Mani in Namaste al petto, punto il piede destro. Vi ricordo che probabilmente voi sarete a specchio, quindi magari vi confonde il destro, no? Comunque con un piede. Lo punto a terra, apro il mio ginocchio senza che si porti via il mio bacino, quindi il bacino rimane fermo, apro il più possibile il ginocchio, osservo un punto e quando sono pronto posso sollevare le dita da terra da pochi millimetri fino sempre più in su se riesco. La posizione finale vuole il tallone attaccato al pube, ma non è necessaria. Posso rimanere anche con le dita dei piedi appiccicate quasi a terra, sollevate pochi millimetri. E qua nell'albero ascolto questi piccoli movimenti oscillatori del mio piede, l'albero scosso dal vento, noi mossi dalle nostre emozioni. Siamo però sempre radicati a terra. L'albero ci ricorda che qualsiasi cosa succeda, noi la possiamo vivere con un po' di distacco, rimanendo sempre bene ancorati al momento presente, ai nostri obiettivi. Ci prepariamo a tornare, quindi piano piano espirando scende un piede, passiamo subito all'altro, quindi puntiamo il sinistro, divarichiamo il ginocchio, osserviamo un punto. Sempre il piede spinge via la terra per darci stabilità, forti le gambe, quando siamo pronti solleviamo il piede. E qua osserviamo sempre la stessa cosa, questo oscillio che ci ricorda che può succedere qualsiasi cosa, ma c'è sempre qualcosa di fermo, di immobile, di radicato dentro di noi. Respiro lungo, rilassato, rilasso il volto. Rilasso quello che non serve. E ci prepariamo a tornare. E quindi espirando scende il piede, questa volta scendono anche le mani. Un secondo di nuovo di Tadasana, piedi paralleli, bacino leggermente retroverso, scapole vicine, spalle basse, palmi delle mani in avanti. E chiudiamo ancora una volta i nostri occhi. E ascoltiamo anche in Tadasana questo piccolo oscillio del nostro corpo che ci ricorda di nuovo di essere radicati nel momento presente, anche quando veniamo mossi da pensieri, emozioni. Rafforziamo questo distacco portando gli occhi della nostra mente lontani, quindi immaginiamo col nostro sguardo di volare in alto verso il cielo e di guardarci come se noi fossimo lo spettacolo di noi stessi. Quindi ci
osserviamo fermi, immobili dall'esterno, in questa posizione. E qua possiamo notare che facendo questo piccolo spostamento, già il nostro corpo diventa più stabile, segnale che anche le nostre emozioni sono più calme. Bene, con questo sguardo che abbiamo allenato e che possiamo fare anche durante le nostre giornate, ci portiamo a focalizzare bene il nostro obiettivo, quindi nella posizione chiave che è il guerriero. Ci portiamo quindi all'apice del nostro tappetino. Piede destro, un lungo passo indietro. Il piede che è dietro si porta in posizione parallela al lato corto del tappetino. Quello che è in avanti invece punta dritto. Mani sui fianchi, la linea di unione tra i miei due gomiti mi indica la posizione del mio bacino. La dobbiamo posizionare parallela al lato lungo del tappetino. Quindi apro il mio bacino, sguardo verso il lato lungo del tappetino. Quindi inspirando salgono le braccia parallele alla terra, espiro rilasso le spalle. Sguardo a sinistra, piego il ginocchio sinistro. In questa posizione l'importante è spingere sempre l'anca destra indietro per essere sempre col bacino parallelo al lato lungo del tappetino, altrimenti staremo facendo un altro guerriero. E l'importante è che il ginocchio non vada mai oltre il tallone, come per esempio sto facendo io adesso. Quindi, se succede questo, ampio un pochino la distanza dei piedi o piego meno il ginocchio. Quindi, sguardo a sinistra. Se mentre facciamo il guerriero le spalle danno fastidio, porto le mani ai fianchi. E qua, sguardo fiero del guerriero. Lasciamo nascere il nostro desiderio dal nostro cuore. E lo osserviamo davanti a noi, già realizzato. E sentiamo l'energia del guerriero, colui che sa esattamente quando scoccare la sua unica freccia per colpire il suo obiettivo. E quindi pazientemente aspetta, ascolta, vive, raccoglie gli strumenti per poi essere pronto ad afferrare il suo desiderio. Lo ripetiamo dall'altra parte, quindi inspiro, allungo entrambe le gambe e espiro giù le braccia. Ritorniamo all'apice del tappetino, gamba sinistra indietro, io mi sposto così mi vedete bene, passo sinistro indietro, piede sinistro parallelo al lato corto del tappetino, mani ai fianchi, mi giro così che il mio bacino sia parallelo al lato lungo del tappetino. Inspiro, braccia su, espiro, rilasso le spalle, le mani tirano lontano. Sguardo a sinistra, piego il ginocchio. Scusate, sguardo a destra, piego il ginocchio destro. E di nuovo qui di fronte a me il mio obiettivo. Sento il mio cuore che batte, il mio respiro libero. È la mia scintilla di vita che mi guida verso il mio destino. Di fronte a me il mio obiettivo già realizzato, io sicuro del mio sguardo, delle mie azioni. So esattamente cosa fare per arrivare alla realizzazione del mio desiderio. Molto bene. E quindi torniamo. Inspiro, allungo la gamba, espiro, scendono le braccia, ritorniamo all'apice del tappetino. Bene, qualche secondo di Tadasana. Piedi paralleli, bacino retroverso, scapole vicine, spalle basse, palmi delle mani in avanti. E chiudo i miei occhi, ricontatto il mio respiro. E quindi qua, mani in namaste al petto, in preghiera al petto, per ringraziare questa scintilla di vita che mi ha donato il mio scopo di vita, il mio centro, mie qualità, e quindi mi ringrazio per questo spazio di focalizzazione dei desideri per poterli maggiormente raggiungere. Mi ricordo che ormai sono dentro ogni cellula del mio corpo, quindi il mio corpo sa esattamente la direzione da prendere quando la mia mente crea confusione. E quindi, namaste.